esiste un termine lawfare, fare la guerra con il diritto. Adesso magari non c'entra con quello che stavo dicendo, ma avete colto l'importanza istituzionale del diritto, del fare diritto assieme. E adesso prendiamo un'ottica ancora geopolitica con Laris Geiser, vi do la parola e grazie ancora di essere qui con noi. Grazie mille a voi, grazie mille dell'invito. Io mi sono accorto solo venendo qua che oggi ho fatto l'uomo copertina. Vi chiedo scusa per questi miei colori, come mi sono vestito, non era voluto, sono qui per ben altri motivi. Per una battuta del genere l'università mi mandano fuori, ringrazio. Io ho ho da notare una cosa: oggi per la prima volta padre Luciano non ha iniziato col santo del giorno. C'è un santo che... No, anzitutto, sono in verità due. Uno lo salto perché è il vescovo di Larissa, adesso no, di nuovo mi metto al centro del parquet. L'altro invece l'avevo trovato ed era... eccolo qua. Lo cito io, perché stavolta salvo padre Luciano. E Sant'Isidoro l'agricoltore, che è stato canonizzato insieme a Loyola, quindi siamo in casa. Perché lo cito? Beh, perché era accusato di non dare frutti, di avere una terra che non dava frutti a sufficienza. Veniva accusato dal padrone, veniva accusato dagli altri, e alla fine fece notare che in verità era un bravo agricoltore che anche nelle situazioni più disperate riusciva alla fine a far fruttare la terra. Bene, perché inizia così, lo capirete tra poco. Vi porto la buona novella. In giro c'è caos, c'è crisi, è un periodo di assoluto scontro tra le potenze internazionali, ma io direi che possiamo essere ottimisti. Possiamo essere ottimisti perché nel caos, nel disastro internazionale, Trieste finalmente può ritrovare la sua opportunità. Qual è il problema? Il problema è che io... scritto per questo numero un articolo che è più centrato appunto su questa cartina, che è il Trimarium, ovvero il progetto dei tre mari, e quindi vi parlo di Europa centrale e di Balcani, ma inizio ovviamente con i nostri adorati Balcani, che secondo me non sono più una polveriera. I tempi sono andati avanti, sono passati 101 anni, ora finalmente la polveriera è un termine antico, va in disuso. Possiamo tranquillamente dire che stiamo parlando di una centrale atomica. Allora, la centrale atomica ha due possibilità. Tutti sappiamo che può scoppiare, o scoppia o la si chiude in maniera forzata. Perché? Perché noi oggi, nel 2019, e tutto ciò che i miei colleghi hanno detto prima di me, in verità tutto quanto arriva, sorge, inizia esattamente 101 anni fa. Cioè, il problema di questa regione che va da Stettino, se volete, a Trieste, poi fino giù, fino alla Grecia, ma comunque diciamo dell'Europa centrale, il suo problema inizia esattamente con la scomparsa dell'impero asburgico. La scomparsa dell'impero asburgico ha due motivi. Non mi dilungo qui sugli sforzi fatti dall'ultimo imperatore Carlo di salvare l'impero, di chiudere la guerra, di staccarsi dai tedeschi, eccetera. Perché non l'ha potuto fare? Perché c'erano una parte un pochino più ignorante, una parte più ignorante in guerra, la parte un pochino meno ignorante erano i francesi, i quali volevano disfarsi di un imperatore cattolico, la parte leggermente più ignorante, perché non ancora consci del compito che gli stava aspettando, erano gli americani. E a un certo punto il presidente Wilson ha detto nei 14 punti che insomma bisogna costruire dei stati su base nazionale, e capite bene di cosa stiamo parlando in questa regione, democratici, indipendenti, eccetera. Beh, questa regione che è qui definita oggi ha esattamente lo stesso problema creato 100 anni fa. Nel far sparire questo cuscinetto tra grandi potenze, Russia, volete la Germania, la Francia e gli altri, in una zona di scontro storico di grandi potenze, porta al fatto che abbiamo una regione completamente sminuzzata, fatta di piccoli stati, tendenzialmente con leadership non proprio a livello, sono molto cortese in questo momento,
che dall'ottica americana va bene, cioè sono sinergiche, perché in tal maniera possono essere controllate. Nell'ottica nostra nostrana sappiamo perfettamente che dalla polveriera appunto passiamo alla centrale atomica. Ecco, in questa zona noi stiamo pagando lo scotto fatto di decisioni prese 100 anni fa. Avete citato oggi Churchill, beh, Churchill era esattamente contrario a questo tipo di logica. Churchill ha cercato in tutti i modi, in maniera disperata, di convincere Roosevelt e soprattutto Roosevelt e Stalin a creare in questa, proprio esattamente in questa zona, questa regione, una federazione di stati che andasse dalla Grecia fino alla Polonia, in modo da fare una federazione del Danubio, una federazione dell'Europa centrale, qualcosa che comunque facesse di nuovo, ricostruisse il cuscinetto di sicurezza per lo scontro delle grandi potenze. Non ci è riuscito, questa cosa lui l'ha proprio sentita, è andato anche in depressione per queste cose, e poi ovviamente ha preso nota del fatto compiuto e a Fulton ha detto, beh, c'è effettivamente questa cortina di ferro che scende da Stettino a Trieste. Bene, oggi le cose stanno cambiando di nuovo, siamo appunto 101 anni più avanti, il problema si ripropone e bisogna gestirlo. Che cosa succede in questa regione? Beh, in questa regione abbiamo lo scontro, l'arrivo e lo scontro e l'avvicinamento di interessi nazionali molto, molto forti. Quali? Ovviamente abbiamo capito, poi lo rivediamo, quello americano, c'è l'interesse ovviamente russo, i russi ovviamente dichiarati amici della Serbia, in verità giocano da sempre un bellissimo doppio gioco, sostengono la Serbia in questo caso contro il Kosovo. In verità non vedono l'ora che il Kosovo e la Serbia si scambiano dei territori in modo da far partire un effetto domino nei Balcani senza precedenti, perché se Serbia e Kosovo, passa questo precedente, si possono scambiare i territori, immaginate il giorno dopo cosa succede tra Bosnia-Herzegovina, Croazia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, oppure anche indipendentismi vari. Quindi sostanzialmente i russi appoggiano gli amici serbi da sempre, perché questa è una questione storica, in verità vorrebbero tutto il contrario. Poi abbiamo i cinesi che non vedono l'ora di entrare in questo spazio, in quanto hanno bisogno urgentemente di avere dei casi infrastrutturali, ne abbiamo parlato già a febbraio alla scorsa conferenza. I cinesi vogliono fare business, vogliono avere infrastruttura in zona europea, e soprattutto gli fa molto comodo, nonostante questo sia per loro un mercato piccolo, non di grandissima importanza. E beh, però dal punto di vista dell'immagine politica è importante, perché in questa immagine politica i cinesi cosa vedono? A casa vedono l'immagine che fanno affari e sono benvenuti in Europa, nel cuore dell'Europa, fanno affari e sono benvenuti e fanno infrastrutture in stati europei, come stanno facendo in Croazia in questo momento un ponte, e soprattutto il Partito Comunista Cinese è felicissimo perché qui ha dei grandissimi amici che dicono, eh no, caspita, il Tibet è cinese. E no, caspita, Taiwan è cinese, perché ovviamente sostengono la stessa linea di una Serbia o di altri stati. Poi abbiamo il giocatore locale forte. Beh, non dimentichiamoci che nonostante ultimamente sia ovviamente in discesa l'influsso, per una decina d'anni in maniera forte abbiamo sentito l'arrivo, l'entrata dei turchi. I turchi considerano sostanzialmente questa zona la zona nella quale loro da Berlino, Vienna, Istanbul devono difendere le popolazioni musulmane, è una parte del loro impero e quindi devono avere un certo influsso in zona. Sono completamente spariti? Certo che no, i turchi zitti zitti ultimamente negli ultimi mesi, anni, cosa stanno facendo? Stanno facendo rimpatriare, parola cortese, i vari professori che fanno parte di una filosofia che ovviamente ad Ankara non è ben vista, stanno dando la caccia fisicamente, me ne parlavano i miei colleghi greci, tutti i giorni a quelli golpisti che si sono rifugiati negli stati europei, soprattutto in questo caso nella Grecia, per farli ovviamente rientrare e temo anche sparire in Turchia. Poi abbiamo la grande volontà egemonica, che è quella tedesca. I tedeschi, giocando di fino, forse,
Stanno sfruttando ovviamente la potenza geoeconomica, stanno sfruttando la costruzione europea, perché la vedono come un potenziamento della propria capacità geopolitica, e la stanno sfruttando appunto per inserirsi appieno nella zona che vediamo qua su questa cartina. Lo stanno facendo da anni, lo stanno facendo piuttosto bene, e ovviamente parlano solamente la lingua dell'economia, della geoeconomia. Guai a parlare una lingua geopolitica o di potenza, perché i tedeschi non se lo possono permettere dopo due guerre mondiali completamente perse. E per farlo in maniera più politicamente corretta, di solito si avvicinano sempre al famosissimo treno franco-tedesco. Ai francesi fa comodo perché non contano assolutamente nulla, però così gli sembra di contare. Ai tedeschi fa comodo perché se andassero da soli tutti direbbero che sono una potenza egemone che sta facendo politica di potenza. In questo gioco delle parti gli americani ripropongono, vedete, si fanno il problema, cioè lo compongono il problema 100 anni fa, facendo praticamente sminuzzare questa area geografica, sminuzzando questa area geografica, e adesso 100 anni dopo stanno ancora a cercare una soluzione per questo tipo di problema. E cosa si inventano? Si inventano, ritrovano l'idea di Churchill, ritrovano l'idea di Pilsudski, dei polacchi, di fare un qualcosa nell'Europa centrale che vada dal Mar Baltico e scenda fino al Mar Egeo, passando il Mar Nero e nel Mar Adriatico. L'Atlantic Council alcuni anni fa forza da questa idea nella mente, un grillo parlante, da questa idea alla presidente croata. La presidente croata la accetta perché vede la possibilità di diventare il numero uno, il giocatore preferito, il partner balcanico centroeuropeo degli Stati Uniti. Saltano su i polacchi perché non vogliono perdere ovviamente la leadership della grande amicizia con gli americani, e allora insieme polacchi e croati organizzano il grande vertice dei tre mari 2 anni fa a Varsavia, e viene anche Trump. Quindi c'è un imprimatum su questo progetto in cui gli americani dicono sì, è una cosa che noi interessa. Qual è l'idea? Qual è il concetto di fondo? Il concetto di fondo, come scrivo nell'articolo di Limes, è esattamente quello di una NATO in piccolo. Perché la NATO fu creata? La NATO fu creata per tenere gli americani dentro, i tedeschi sotto e i russi fuori. Ecco, esattamente questo progetto fa la stessa identica cosa. Cioè vuole che gli americani siano presenti in questa zona di grande scontro, quindi di grande importanza, e di anno in anno crescerà. I russi devono starsene fuori, e quindi questo è l'ultimo fronte che noi dobbiamo compattare contro i russi, e dobbiamo diminuire il più possibile l'influenza tedesca, perché i tedeschi per gli americani sono il problema, esattamente come ha detto Lucio, l'hanno detto a noi italiani, voi siete gli sconfitti, loro esattamente la stessa cosa pensano dei tedeschi, voi siete sconfitti già 2 volte, quindi la terza volta noi non veniamo. Quindi il problema lo risolviamo con il progetto del trimario. Significa staccare la connessione tedesco-russa, energetica, infrastrutturale, politica, e significa costruire una verticale infrastrutturale che, come Lucio ha detto, ha un doppio uso, militare e civile, che vada appunto da sud verso nord. Sono varie le idee, e in questo, all'interno di questa cornice si gioca. Andiamo un attimino nel micro, poi vado verso la conclusione. Nel micro cosa succede? Beh, nel micro c'è il caos. Nel micro c'è innanzitutto, per farvi vedere, una volontà tedesca. La volontà tedesca è quella effettivamente egemonica, ne abbiamo 2 esempi. Prendiamo quella più chiara in verità per gli esperti, che è quella del cambio del governo in Macedonia. Il governo in Macedonia un anno e mezzo fa, non mi ricordo neanche più, è avvenuto grazie per caso a delle intercettazioni che per caso sono venute fuori, che per caso sono state fatte dalla Telecom Macedone, che per caso ovviamente è in proprietà tedesca. Ecco, e i tedeschi hanno fatto un cambio di regime che ha portato adesso un nuovo stato che si chiama Macedonia del Nord, e che secondo me ha aperto decine, centinaia di altri problemi che nei prossimi decenni noi tutti qui, perché Trieste non è solo la porta d'entrata per l'Europa centrale, ma anche quella, l'uscita d'emergenza dei Balcani, noi tutti qui sostanzialmente ne pagheremo le conseguenze. Come funziona l'impero americano? Me l'avete già sentito prima. Esempio, la Croazia voleva comprare, credo, non mi ricordo esattamente il numero, credo 16
o una ventina di aerei F-16 dagli amici israeliani con missili. Non sono un esperto del campo, ma con dei missili, mi hanno spiegato i croati, che appena ci si alzava a Zagabria, Belgrado non esisteva più. Gittata 400 km, se da Zagabria ci si alza, 400 km fate voi in un secondo dove arrivano questi missili degli F-16. Bene, è stato fatto di tutto, e infatti ci sono riusciti, perché questo business non andasse in porto. Gli americani l'hanno affermato. Perché? Perché devi comprare gli aerei dagli americani, devi comprarli nuovi e con dei missili che non hanno questa gittata. Qual è il motivo? Il motivo è ovviamente è lo stile americano, cioè quello di tenere tutti sufficientemente non autosufficienti. Quindi per procura voi siete parte di un impero e noi americani livelliamo al basso. Noi non vogliamo che qualcuno nei Balcani, in Europa centrale, sia eccessivamente troppo forte, tale da poter scatenare effettivamente un sbilanciamento dei poteri. Quindi avere una Croazia, nonostante la Croazia sia amica, la Croazia possa essere parte di questo grande progetto, una Croazia non deve essere forte in maniera eccessiva nei confronti dei propri vicini. Ecco, questo è il modo in cui l'America livella le cose. Come reagiscono i russi? Beh, i russi ovviamente cercano di inserirsi a gamba tesa dentro nelle questioni macedone. I russi organizzano un colpo, un assassinio di un premier montenegrino che non riesce. Quindi vedete, ci sono tutti gli elementi di un centinaio di anni fa che portano ovviamente la situazione a essere altamente fluida. Poi mi permetto, siccome ricordava padre Luciano che tra i miei tanti passaporti c'è anche quello sloveno, io posso cambiare ovviamente ogni volta che c'è una maglia rosa, io cambio, no? Il passaporto che fa comodo. Parliamo degli sloveni. Ecco, gli sloveni sono il party breaker. Perché nessuno, effettivamente qui ringrazio Lucio di aver compreso bene il mio articolo e di aver fatto un sottotitolo eccellente in cui ha scritto "E le follie slovene". Perché? La Slovenia in un cablogramma di 20 anni fa circa, partito dall'ambasciata americana a Zagabria, veniva definita come il futuro possibile primo violino della regione, cioè lo Stato che aveva tutto il potenziale per diventare lo Stato più efficiente, efficace, moderno, leader in questa regione per qualcosa di buono. Però in questo cablogramma si era scritto anche che la Slovenia, se dovesse perdere la capacità di avere una buona leadership, finirà malissimo. Ecco, delle due l'una, è finita malissimo. Ha perso la capacità di leadership, ha perso la capacità di avere dei leader, dei politici che abbiano una visione. Perché vi dico ciò? Perché la Slovenia, voi tutti credo lo sappiate, da 25 anni, prima mai, per 600 anni mai, erano i migliori amici al mondo, però da 25-30 anni è ovviamente in guerra, tra virgolette, in questo caso, con la Croazia, per quella cosa qua fuori sull'acqua, il Golfo. Bene, sono diventati dai più grandi amici storici i più grandi nemici, grazie ai politici degli ultimi 30 anni. Ora ha perso tutto, ha perso anche un arbitrato internazionale che la Slovenia ha voluto e ha solo la grande fortuna che la Croazia per motivi politici non lo accetta, perché in realtà la Croazia ha vinto tutto, ha vinto sui confini territoriali, sul terreno, e vabbè, diciamo leggermente può aver perso sul mare, ma non granché. In realtà la Slovenia per arrivare a capodista deve passare da acque croate. Fatto sta che la Slovenia adesso vuole rientrare immediatamente, perché ha visto che ha perso negli ultimi 25 anni completamente le amicizie e il sostegno diplomatico dei vari paesi, vuole ritornare a essere importante e quindi cerca di posizionarsi come amica degli americani. Ve l'ho detto a febbraio quando ero qua, lo ripeto ancora oggi perché i numeri sono aumentati, la Slovenia negli ultimi 7 anni si è incontrata 27 volte come vertice politico con Putin e con Cremlino. Si è incontrata solamente, perché adesso nel frattempo, quando non ci siamo visti, solo una volta con Washington. Però come si è incontrata con Washington? Con Washington si è incontrata così che l'ex primo ministro Miro Cerar, che ovviamente non è colpevole del fatto che per 25 volte si era incontrato con la Russia, ha detto: adesso io da ministro degli esteri risolvo la situazione e ribilancio a favore degli Stati Uniti. Allora è andato negli Stati Uniti e aveva l'appuntamento con Mike Pompeo. Mike Pompeo è il braccio destro di Trump.
Ma lui cosa ha fatto prima? Beh, prima è andato a incontrare la leader dell'opposizione di origini slovene, Klobuchar, la quale candiderà alla presidenza degli Stati Uniti d'America contro Trump. E gli ha detto che ha tutto il sostegno del popolo sloveno, della Slovenia, in questa campagna elettorale. Quindi, atto di lesa maestà contro Trump, e questo qua 2 ore dopo va da Mike Pompeo, da Trump, a parlare di questioni strategiche. Bene, dite, non chiedetemi perché, non lo so, come ha detto Lucio, follie. Ma a questa follia se ne aggiunge un'altra, che è quella di sbattere i piedi, perché adesso la Slovenia, dopo che l'ha fatto la Croazia, perché se l'ha fatto la Croazia, quindi anche la Slovenia deve guadagnare terreno immediatamente per non perdere la faccia, la Slovenia vuole assolutamente organizzare il prossimo summit del Trimarium, questo qui. Dopo che l'ha fatto la Croazia, è venuto Trump, adesso facciamo che gli sloveni, e vedete che noi contiamo, questa è l'idea. Bene, ora credo che in questi pochi minuti che siete qui con noi in nostra compagnia avete capito che questo progetto è un progetto antitedesco. Cosa ha fatto la Slovenia il giorno dopo che ha ricevuto nulla osta a organizzare la conferenza dei tre mari che si svolgerà il 6 e 7 giugno a Lubiana? Ha invitato il ministro degli esteri tedesco, il quale ovviamente un'ora dopo ha già mandato l'accettazione. Ora, uno che sta a Washington dice: qualcosa nei Balcani non funziona, e lo dico anch'io. Quindi, come vedete, ci sono fattori locali di instabilità e di incapacità di gestire i grandi progetti e le grandi visioni. Poi a livello internazionale c'è un momento di fortissimo scontro, e in questo inseriamo, e con questo veramente finisco, i tedeschi che vorrebbero portare qui egemonia. Beh, i tedeschi ci hanno provato a fare un attimo, proprio un paio di giorni fa, l'ultima staccata a loro favore, in cui veramente pensavano di aggrapparsi al treno, di prendere il controllo della situazione, di mandare fuori gli americani da tutta questa zona. E purtroppo qui credo che si manifesti tutta l'incapacità di Angela Merkel, ovvero di questa triste fine di questa cancelliera, e ha organizzato su a Sponte un vertice straordinario sui Balcani, che si è svolto pochi giorni fa, presso il 27 o il 29 di aprile. Pochi lo sapevano che la cosa sarebbe successa, è successa. Ora, i tedeschi da soli, senza partner europei, tranne la foglia di fico francese, che deve essere sempre vicina, hanno organizzato un vertice straordinario su come gestire i Balcani, loro soli, e hanno invitato solamente i balcanici. Nota bene che hanno invitato anche gli sloveni, che di solito si definiscono non balcanici, e sono andati molto volentieri. Il vertice era fatto per cosa? Per mettere la mano sulla situazione e dire cosa doveva essere fatto. Perché? Perché il problema è che nulla viene fatto è anche della Merkel, perché Vucic, Serbia, e Tači, Kosovo, già alla fine dell'anno scorso si erano messi d'accordo per riconoscersi reciprocamente con lo scambio dei territori. È stata anche la Merkel che è andata da Vucic a minacciarlo di togliere tutta la sua solidarietà e tutta la sua sostegno sulla via europea, e l'ha praticamente fermato. E adesso Vucic e Tači sono senza soluzioni. In questo vertice la Germania voleva far riprendere un dialogo, perché senza dialogo veramente scoppia la centrale atomica. Tutti sanno che solo il dialogo continuo, il dialogo per se stesso nei Balcani riuscirà a far sopravvivere ancora qualche anno questo tipo di stabilità. Bene, l'insuccesso è stato completo, totale. Vucic, prima di arrivare, ha detto che non vorrebbe vedere sloveni e croati là, e non capisce perché non sono invitati bulgari e rumeni. Tači ha detto chiaramente in faccia alla Merkel che gli stati europei non hanno la capacità, la stabilità e la credibilità per gestire una crisi, e che senza gli Stati Uniti d'America non si parla di alcuna soluzione nei Balcani. E poi finalmente la Merkel è riuscita a far concordare Vucic e Tači per la prima volta dopo tanti anni, dopo tanti colloqui andati a male. Vucic e Tači hanno dichiarato tutte e due insieme ai media internazionali che concordano sul fatto che questo vertice è assolutamente un fallimento ed è stato assolutamente inutile. Quindi l'umiliazione tedesca è completa, gli americani aspettano e temporeggiano, e noi sostanzialmente a livello locale complichiamo le cose. Finisco col mio pensiero a Trieste, che è esattamente...
dimostrato qual è il passaporto. Ah, il passaporto è noi qui della regione, quelli della vecchia corona. Trieste sta arrivando, sta ritornando, come grazie Lucio per dirci che approfondiremo queste cose, sta tornando a essere importante. Non deve però scattare in maniera sbagliata, cioè deve capire tutto questo scenario, se possibile temporeggiare ancora un pochino per vedere come le cose vanno, essere assolutamente proattiva nelle proprie scelte, non sbagliare il campo, giocare con chi si sa che alla fine vince e sfruttare possibilmente al meglio la propria posizione, perché alla fine tutto questo marasma, e chiedo scusa se mi porta la... chiedo scusa, è bloccato. Volevo farvi vedere di nuovo la cartina imperiale. Perché... Beh, l'avete vista prima, la cartina imperiale, ma in fondo la conosciamo tutti, la cartina imperiale, no? E ritorna d'attualità. È di ieri o l'altro ieri un'intervista del capo della casa d'Asburgo a un giornale austriaco in cui dice: mercato unico, stabilità, stato di diritto. Beh, esisteva prima del 1918 da Odessa a Trieste fino a Milano. E qui sta capitando, qui c'è della verve, non vi dico che succederà qualcosa domani, ma qualcosa nell'Europa centrale, come vi dicono tutte queste cose messe insieme, capiterà, ci sarà, e Trieste è l'unica porta d'entrata, non ce n'è un'altra, è la migliore, e Trieste deve sapere gestire questa cosa. Ecco, questo è il mio messaggio di ottimismo per questa sera, e vi ringrazio.